Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento che, specie in questo periodo, ci fa accompagnare veramente a tutti. Infatti parleremo di serie TV. Ma prima, sigla! Come vi dicevo prima, oggi parleremo di serie TV che in questo periodo appunto ci stanno facendo davvero compagnia a tutti. E quindi voglio parlarvi di alcune serie che io ho trovato davvero interessanti, cercando di spaziare tra più generi in modo tale da accontentare un pochino tutti i gusti. Nella carrellata che ho scelto per oggi cercherò di lasciare fuori le serie TV che sicuramente avrete già visto tutti e che già da sole, anche senza pubblicità, hanno un seguito pazzesco, come per esempio la Casa di Carta. La prima serie di cui vi voglio parlare oggi in realtà è una miniserie, Unorthodox, ed è una miniserie che potete trovare su Netflix. Unorthodox è la miniserie TV che è tratta dal bestseller di Deborah Feldman, un romanzo appunto autobiografico dell'autrice che racconta la sua storia e come è scappata dalla sua comunità appunto ebrea ultraortodossa per cercare la sua libertà. È una miniserie molto originale, fatta solo di 4 episodi, però potete trovare anche uno speciale del Dietro le Quinte, dove saranno intervistati gli attori e dove verrà raccontato passo passo come è stata costruita questa storia molto complessa, perché tratta appunto di questa comunità che vive a New York ai giorni d'oggi, ma sembra quasi di stare nel 600, perché è una comunità ebrea ultraortodossa che ha delle regole molto particolari. Le donne contano molto poco, gli uomini fanno un pochino tutto, hanno dei vestiti molto particolari e molto pesanti anche d'estate, e questa ragazza, protagonista di questa vicenda, cercherà un riscatto, cercherà di scappare da questa situazione. Paradossalmente si ritroverà proprio a Berlino, la città simbolo della strage degli ebrei, ma comunque, dicevo paradossalmente, proprio perché cercherà la sua libertà proprio a Berlino e un riscatto da una vita che la vedeva costretta delle regole che le stavano strette. Questa miniserie è molto interessante, vede come protagonista un'attrice giovane, tra l'altro molto brava e con un'intensità espressiva ed emotiva molto evidente, che si chiama Shira Haas e che credo che farà veramente un grande percorso. Sembra quasi una bambina, quando lo vedrete non si distinguerà il fatto che in realtà è una donna, perché proprio la sua fisicità è talmente minuta che sembra quasi una bambina. Una ragazza appunto in cerca della propria libertà, ma che purtroppo nel momento in cui farà un passo in avanti verso questa direzione, il passato la perseguiterà. È una storia molto forte, sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista psicologico. La particolarità è che è quasi completamente girata in lingua yiddish, che per Netflix è assolutamente una novità. Vi consiglio assolutamente la visione di questa miniserie, sia per conoscere quelle che sono le usanze di questa religione così particolare, a tratti così ingombrante, e anche per accompagnare la protagonista nel suo viaggio, che è un po' la metafora della ricerca della libertà che accompagna un po' tutti noi. La seconda serie di cui voglio parlare oggi la troverete su Amazon Prime e si tratta della fantastica Signora Maisel. È una serie veramente bella, tra l'altro interpretata da una Rachel Brosnahan veramente in gran forma, che ha vinto un sacco di premi, un sacco di Emmy e di Golden Globe, ed è una serie ambientata a New York verso la fine degli anni 50, esattamente nel 1958. La serie vede protagonista questa ragazza ebrea, figlia di una famiglia molto ricca e molto benestante, che si sta per sposare con un uomo che vuole fare il comico. In realtà lui non ha talento e quindi poi ripiegherà su altro, mentre si scoprirà che il vero talento è proprio lei, e quindi puntata dopo puntata si vedrà lei che comincerà a esibirsi nei vari locali, conoscerà la sua manager, anch'essa donna. Quindi insomma, questa serie racconta quindi un po' anche la rivincita delle donne nel mondo lavorativo e come tentano di farsi spazio, ma anche in maniera molto divertente, perché in realtà lei avrà un grandissimo talento e quindi saprà far ridere qualsiasi tipo di pubblico. Vi consiglio questa serie per tantissime ragioni. Prima su tutte, la bravura degli attori. C'è la protagonista, c'è la sua manager, e i siparietti tra le due, vedrete, sono di una comicità ineguagliabile. E poi anche tutti gli altri attori, i genitori di lei, il marito, i genitori del marito, che vi faranno molto ridere ma vi faranno anche riflettere. Un altro punto a favore di questa serie sono le scenografie e i costumi.
tutti accuratissimi. Sicuramente è una serie ad alto budget, lo scoprirete da soli quanto è colorata e quanto è veramente bella e curata in ogni minimo dettaglio. Con la terza serie di cui vi voglio parlare oggi cambio completamente genere e infatti entro un po' nel mio mondo. Voglio consigliarvi Freud, la serie. Io mi sono approcciato a questa serie con una grande curiosità e devo dire che la mia curiosità è stata soddisfatta, ma in parte. Questo perché credevo che fosse una serie incentrata appunto sul giovane Freud, quindi sul primo arco della sua vita lavorativa, nel quale appunto lui, non avendo ancora inventato un metodo tutto suo, quello delle associazioni libere, si rifà al metodo del suo mentore, cioè cura le pazienti che hanno problemi di natura isterica con l'ipnosi. E quindi pensavo che fosse tutto incentrato su questo. In realtà Freud spesso in questa serie sembra quasi una figura marginale, in quanto poi è vero che viene analizzato l'inconscio delle persone attraverso lo studio dell'ipnosi e cosa succede durante e dopo le sedute ipnotiche, però il regista, che si chiama Marvin Crane, che è un regista austriaco di film prettamente horror, ha dato un taglio molto dark a questa serie e quindi ha mischiato moltissimi ingredienti. Non ha parlato soltanto quindi di mente, di Freud, dell'inconscio, ma anche di tutta una serie di fattori che ne hanno dato un taglio, come dicevo, quasi horror. Ad esempio è difficile spesso capire quella linea sottile che separa il sogno dalla realtà e anche quella linea sottile che separa appunto le vicende che sono successe veramente da tutta la fantasia invece che ci ha voluto mettere l'autore. Spesso sembra di trovarsi quasi in un fumetto di Dylan Dog a tinte molto horror e con molto sangue, quindi preparatevi se volete vedere questa serie, ci sono scene molto forti e molto pulp, degne quasi di un film di Tarantino. Al di là di questo, credo che questa sia soltanto una prima serie alla quale probabilmente ci sarà un seguito, che poi affronterà di più la carriera di Freud e quello che ha inventato lui rispetto ad altre tematiche che vengono fuori in questa serie, come appunto omicidi, intrighi politici, eccetera. La quarta serie invece di cui voglio parlarvi è The Good Place. Cambiamo nuovamente genere, proprio perché vi ho detto che volevo fare un video che potesse raccogliere i gusti un pochino di tutti e venire incontro ai gusti di tutti. The Good Place è un piccolo gioiellino a livello di sitcom commedia, a tinte fantasy però, perché praticamente la protagonista è Eleanor, che tra l'altro è interpretata da Kristen Bell, la Veronica Mars della vecchia serie, è morta e si ritrova nel Good Place, nel posto buono, e quindi si ritrova in una sorta di paradiso, tutto colorato, insieme a gente molto buona, eccetera. E lei si sente un po' un pesce fuor d'acqua, dovrà fingere di essere quello che non è stata in vita, in quanto a quanto pare c'è stato un errore. Lei non era quello stinco di santa da meritare appunto questo posto in paradiso, e quindi tutte le vicende saranno incentrate su di lei e sui simpaticissimi personaggi che incontrerà e che cominceranno a far parte della sua vita. Vere e proprie macchiette, su tutte il personaggio di Janet, che non è un'umana, è una sorta di angelo robot inventato per soddisfare tutte le esigenze, anche quelle più sfrenate, degli abitanti di questo posto buono. È assolutamente da vedere perché è divertentissimo, a tratti anche un po' demenziale, però ci sono delle chicche veramente fantastiche. Addirittura le parolacce in questo posto non si possono dire, e quindi ogni parola che può assomigliare a una parolaccia verrà storpiata in modo tale da non sembrare una parolaccia. Vi assicuro, per staccare la spina, specie in questo momento, può essere veramente un buon diversivo. E l'ultima serie di cui voglio parlare oggi è Homeland. Molti di voi magari già la conosceranno, ma per chi ancora non ha avuto l'occasione di poter approcciarsi a questo capolavoro seriale, bene, cominciatela, fidatevi, perché è veramente una serie spettacolare sotto ogni punto di vista. È una serie di genere spionaggio thriller e racconta la storia di Brody, che è un ex marine che dopo essere stato 8 anni prigioniero in Iraq riesce a tornare in America, riesce a tornare in patria. Ma l'agente speciale Kerry, che poi è la protagonista di questa serie, non crederà alla sua storia, e da qui nascono tutte delle vicende molto intrecciate, sia da un punto di vista politico, di spionaggio, d'azione, eccetera, ma anche da un punto di vista personale. Quindi l'aspetto psicologico è veramente forte di questa serie.
quanto questa persona in 8 anni di prigionia all'interno di un bunker in Iraq è cambiato, quanto la sua mente può essere stata plagiata. Questi sono tutti gli interrogativi che si fa appunto Kerry, l'agente della CIA, interpretata da Claire Danes. Claire Danes ha vinto tantissimi Emmy e tantissimi Golden Globe per questa parte ed è un'attrice strepitosa perché riesce a cogliere tutte le sfumature di un personaggio molto complesso, in quanto Kerry è una donna che vive per il suo lavoro, è una donna single che vive per il suo lavoro, è bravissima, intuitiva, è forse la persona più intelligente che la CIA stessa abbia mai avuto, sotto riconoscimento stesso della CIA, ma è anche affetta da una patologia psichiatrica. Non vi dico altro, scoprirete quale, scoprirete come riuscirà a equilibrare queste due parti di sé e come riuscirà anche a gestire in maniera spesso molto difficile tutta la sua vita e tutto questo intreccio politico nel quale si viene a trovare. Bene, con questo piccolo racconto vi saluto, vi invito a commentare qui sotto se avete già visto queste serie, se qualcuna di queste vi incuriosisce in particolare o se magari me ne volete suggerire altre per finire questa quarantena in compagnia di serie TV veramente valide. Un saluto a tutti, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video.